Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto e bentrovati con l'approfondimento. Stop alle mega bollette con conguagli a quattro cifre. I gestori di servizi di gas, luce ed acqua potranno richiedere consumi pregressi solo per i 2 anni precedenti e dovranno informare gli utenti di questa possibilità di prescrizione. Inoltre, non sarà più a carico degli utenti la prova di aver o meno consentito l'accesso ai tecnici per le letture. La novità, introdotta dalla legge di bilancio 2020, viene oggi integrata da ARERA, l'autorità per l'energia, adeguando l'informativa ai clienti e agli utenti che venditori e gestori devono inserire all'interno delle fatture, anche in caso di procedure di messa in mora collegate, nonché in caso di risposta ai reclami scritti dei clienti e degli utenti in merito. In pratica, con effetto dallo scorso 1 gennaio, i clienti di energia e gas e gli utenti del servizio idrico integrato, appartenenti alle tipologie indicate dalla legge e dalla regolazione vigente, possono, in ogni caso, eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi ai consumi più vecchi di 2 anni. Può accadere, ad esempio, che nel caso di un cambio contatore, la società chieda poi un conguaglio dei consumi degli anni precedenti. Non potrà più farlo se non per i 2 anni precedenti, quindi, dopo le nuove norme, fino al 2018. Non solo. L'utente non sarà tenuto a fornire alcuna prova. Prima della novità, spesso, le società opponevano invece di non poter prescrivere i consumi perché nell'impossibilità di fare la lettura del contatore, a causa dell'assenza dell'utente, soprattutto quando non si tratta di misuratori condominiali e quindi accessibili. Prima della novità normativa introdotta dalla legge di bilancio 2020, spiega ARERA, la prescrizione per i consumi relativi a periodi superiori ai 2 anni veniva esclusa nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei relativi dati derivasse da un'accertata responsabilità dell'utente. Per garantire la trasparenza, i venditori e i gestori erano già tenuti a emettere una fattura separata, contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni, oppure, in alternativa, a evidenziare tali rapporti in modo chiaro e comprensibile all'interno di fatture che contenessero anche importi non prescrivibili. I venditori e i gestori sono tenuti, in ogni caso, a informare i clienti e gli utenti della possibilità di eccepire gli importi più vecchi di 2 anni, fornendo un modulo che faciliti la comunicazione della volontà di eccepire la prescrizione, da rendere disponibile anche sul sito internet e negli sportelli al pubblico, e i recapiti cui inviare la richiesta. Soddisfatti i consumatori. Ora il cliente dovrà poter far valere i suoi diritti anche solo ricorrendo alla gestione stragiudiziale, come quelle svolte dalle associazioni di consumatori, sia tramite reclami che attraverso le conciliazioni paritetiche o il servizio conciliazioni di ARERA.